Io dico siamo io, te e basta qui a Firenze. No, anche se sì, no, vanno, in ferie vanno. In ferie vanno, magari fanno poche, ma si risparmiano su che tu vuoi, ma. No, io no. No, io. A me, allora, a me già non tu vedi come sto qui lavoro. Poi tra il mio babbo, vada. Poi gli animali, anche se tutto andasse bene, gli animali non li lascio. Lo lascio l'Amelia, il cane. Ora se capi il cane, forse anche tu ti piglia qualche albergo, se vedi il cane o qualche cosa, tu lo trovi. La papera, ti posso venire all'albergo una papera, dice, scusi, ma la papera non la metto, mi dicono, guarda, a casa tua. Poi agosto per me ha sempre dato dei grossi problemi, ma grossi. Alcuni comici, alcuni tragici. La sai la di me lo ricorderò tutta la vita. 3 agosto. Si era preso la pensione a Viareggio, io, la mia moglie e la Caterina Piccina. Che si arriva la mattina presto, avevo fatto un anno di lavoro tutto tirato, che insomma alla mia propria c'era da fare, non era tutto lo potessi buttare le arie nel lavoro. Insomma ero cotto come un fegatello, sragionavo, vedevo dove andare in ferie. Arrivo con pensione, metto le valigie e poi vado al bagno a pigliare l'ombrellone, no? Per il 3 agosto, non ricorderò tutta la vita. Arrivo lì, piglio l'ombrellone, la cabina, il giornale o un libro, mi ricordo, arrivo, guarda, così mi metto a questa maniera, ora mi metto qui a leggere, non mi muovo di qui fino a che un po' via. L'avevo pensato da allora, alla fila d'ombrellone davanti c'era una bambina sola a giocare lì con le formine, con il secchino, c'era lì le borse della sua mamma, tutto ogni cosa, la sua mamma era alla cabina, gli arriva uno, gli agguanta la borsa, la bambina cerca di dire aiuto, aiuto, scherzo, allora io ho visto passare questa corsa, io vado dietro, a quel tempo non era come ora, che fotte passi sulla trella, per esempio andavamo le bombe, insomma comincia a bocciare, in passeggiare, che questo correa, e a quanto gli si fa davanti un altro, questo devia e l'agguanto, e questo qui che gli si era parato davanti, parte addosso e si qualifica come una guardia, come un poliziotto, come un agente di polizia. E si ripiglia la borsa, dice, io vado, dov'è questo? Io dice, guarda, siamo dei bagnirelli, dice, ma lei è parente da... Io no, io sono, ero uno che ero, volevo fare le ferie, ho visto questo, ah no, dice, lei è testimone, io sì, guarda, ma ascolti, facciamo a questa maniera. Gli si dà una fila di legname, una pedana nel culo, tanto il portafoglio si è ripreso, la macchina, la borsa si è ripresa. Disse, ma come fa? Come si può parlare così? Come si può parlare a questa maniera? Disse, ma come si può parlare? No, allora che questo di un disperato. Allora dice, mi si dà una pedana nel culo per fatto a finire. Ah, non si fa, ma si può ragionare così, ma che si può ragionare così? Mentre lui mi diceva a questa maniera, questo poliziotto, mi tornava a mente tutte le volte quando ero ragazzo, si faceva manifestazione, quando mi caricavano sulle camionette, mi riempivano di botte e poi mi riscaricavano sulla strada, no? Per dirti come le cambia anche la polizia. Ma e questo faceva il poliziotto onesto, diceva, beh, si arriva in bagno, si ritorna lì, c'era la mamma, la cosa. E io dico, guarda, direttamente, no, dice, lei ora chiama la volante, arriva la volante, gli fa, dice, ora lei viene con me per testimonianza, e si guardi, diamogli una pedana nel culo e facciamola finire. No, non si fa così, questa, non siamo nei paesi del terzo mondo, no, vabbè. Insomma, senti, per fartela breve, arrivo alla questura di Viareggio, che era alle 10. Sono venuto via dalla questura di Viareggio alle 3 di pomeriggio, ma mentre si era lì, perché a questo tempo non era come ora che hanno computer, a questo tempo erano delle macchine a scrivere, mentre si era lì, all'11, vedo passare il ladro, con il ciao, e va via. E fa, Dio, come va via? E dice, sì, dice, non si può fare nulla perché è tossicodipendente.